Scegliete una carta. Avete scelta? Ce l'avete ben in mente? È questa qua, vero? Volete sapere come ho fatto? E dai, e dai, e dai! Benvenuti in questo nuovo video dal vostro Pippo Calippo. Il burino più cringe del web. Allora, oggi ho contattato un mago professionista per farmi svelare i suoi trucchi del mestiere. I maghi non svelano i loro trucchi, ma Pippo ci riuscirà oggi per voi. Forse, vediamo. Seguitemi. Benvenuti nella sede operativa di Alessandro Mago Mancini, un grandissimo mago. Faccio i giochi di prestigio, li sbaglio e ci vedo sopra. Piacere, piacere da conoscerti. Tutto mio, grazie, saluto i tuoi amici a casa e da qualunque posto ci stiano guardando. Assolutamente, chissà, magari al mare in questo momento, non lo so. Allora, siamo qua, io intanto prima di farmi questi giochi di prestigio volevo sapere, ma come si diventa mago? Perché io non lo so. È la bacchetta a scegliere il mago. Hai ragione, si diventa maghi pagando, ovviamente. Pagando? No, nel senso che per studiare la magia ci vogliono dei costi, attrezzatura, spese, libri. Certo. Insomma, oggetti magici, che sai, sono molto costosi. Certo, certo, si può comprare anche degli oggetti particolari, quindi ci vogliono i soldi, se volete fare i maghi ci vogliono i soldi. Esatto, esatto. Ok, quindi sei ricco. No, diciamo che la magia mi ha impoverito. Oh, beh, ok, va bene. Però, vabbè, puoi fare una magia. Allora, sui soldi, no? Vabbè, comunque. Allora, vediamo un attimo, che cosa mi proponi allora, oggi? Allora, io ti, diciamo, propongo dei giochi di prestigio. Tu ne sceglierai uno e poi io proverò ad insegnartelo. Bellissimo, va bene, allora, non vedo l'ora. La prima cosa che devi sapere è che la magia vive sulle cose semplici. Mm. Quindi anche oggetti magici possono... diciamo, da oggetti magici possono apparire cose magiche. Certo. Ora, due palline di spugna che come vedi somigliano molto a dei nasi di clown. Sì. Ora, apri le tue mani così perché io farò una piccola magia insieme a te, insieme al pubblico da casa. Una palina la tengo io, una da te, stringi forte, 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 un piccolo gesto magico, apri la tua mano, due palline. Non ci posso credere! Ma come fa? È incredibile, sono due. Pensa, questo solo gioco costa 1000 euro. Ora, una cosa incredibile, che oltre all'abilità manuale ci vuole anche una certa attenzione psicologica. Mm. La magia è trasformazione. Allora io proverò davanti ai tuoi occhi a trasformare una moneta in un altro piccolo oggetto. Ecco, questo è una piccola lanterna, piccolissima, dove si va a ricercare, magari, non so, l'amore, per esempio, eh? È vero, è vero, no, ma scusa, puoi anche far uscire monete d'oro. Volendo. Si può fare? No, perché l'oro al cambio è... Ah, giusto, poi bisogna vedere anche il cambio, certo, un sacco di cose, giusto? Se qui la borsa, è troppo complicato. Per esempio potremmo passare a un gioco di carte. Oh, mi piace il gioco di carte. Allora, la cosa strana è che vedi già una magia, una custodia di mazzo di carte rosso e appare uno blu. È incredibile! È pazzesco! È una magia dietro l'altra! Questa te la posso insegnare subito. Compri due mazzi di carte, uno rosso e uno blu, e li inverti. Facile. Non l'avrei mai detto. Pazzesco, pazzesco, è incredibile. Allora, ora io andrò a mescolare le carte, tu ne sceglierai una sola, la farai vedere ai nostri amici a casa e poi la ritroveremo in un modo speciale. Scegli una carta, quella che vuoi, bravissimo, io non la devo vedere, eh? Guardatela bene, è questa qua, va bene? Ora, per farmi aiutare in questo esperimento avrò bisogno di un assistente e io, come puoi vedere, ho un assistente, un tipo molto elastico. È molto elastico, effettivamente. Allora, ciao assistente. Allora prendiamo la carta scelta, la mettiamo qui nel mazzo di carte, la andiamo a disperdere, ma non la troverò io la tua carta, la troverà il mio assistente magico. Addirittura. Sì, si è allenato, eh? Si allena giorno e notte. Certo. È incredibile. E allora andiamo a prendere l'elastico, ultimo movimento magico e uno, due e voilà. È lei? È lei! Donat, sono mago. Non so come ha fatto, ma è lei! Oh,
Sto video non lo voglio manco tagliare, tutto, no, così, tutto così, tutto così, da fila. Nessuno stacco, nessuno stacco, nessuno stacco. Ora invece proviamo a fare per esempio un gioco di corde, che è un altro elemento magico. Cioè ci sono molti oggetti, monete, carte, corde, palline. Ora un gioco che potrei farvi vedere è il nodo più veloce del mondo. Con una sola mano è possibile fare in meno di un secondo il nodo più veloce del mondo. Pazzesco, incredibile. Lo posso rifare, eh? L'ho imparato sul libro. Pensa, in meno di un secondo il nodo più veloce. Incredibile, non riesco proprio. Cioè, non l'hai visto quando? Non l'ho visto. Voi che siete da casa. Esatto, esatto. Senti, ma ti volevo chiedere una cosa. Tu a manualità come sei messo? Beh, dipende da che manualità stiamo parlando. Una manualità semplice. Sei pronto? Perché per esempio un altro gioco bello è che tu non lo sai, ma nell'aria girano dei nodi e noi li possiamo catturare con la nostra corda. Guarda, se sei attento e veloce, scusami, guarda, lo possiamo catturare. Oh, ne abbiamo. È incredibile, incredibile. Sei proprio un mago. Ma incredibile. Ora io ti do la possibilità di scegliere quale gioco vuoi che io ti insegni e proviamo ad impararlo. Non so, sono tutti belli, li voglio imparare tutti, non lo so. Questo della pallina era semplice, però molto d'effetto, eh. Allora facciamo così. Quello delle carte, mi dai, sembra che quello... la scelta più giusta. Allora, visto che tu hai scelto le carte, io ti insegno questo della corda. Perfetto, il mago decide sempre quello che vuole svelare. Allora, fondamentale, lo dico anche ai nostri amici, è capire il momento giusto di fare un piccolo segreto, Cioè fare in maniera nascosta un nodo mentre nessuno se ne accorge e lo si tiene nascosto in mano così. Ok? Okay, tu te ne eri accorto? No, non me ne ero accorto, voi ve ne eravate accorti. Io non me ne sono accorto. Forse sì. Poi dire che ci sono dei nodi misteriosi che girano nell'aria e catturarli. Quindi noi qui agiamo anche sulla psicologia del nostro spettatore. E tua psicologia come stai messo? Insomma. Quindi fai un secondo tentativo nullo e al terzo tentativo lasci quello dove c'è il nodo e la magia avviene incredibilmente. Ho capito. Beh, la difficoltà sta nel non farsi vedere del vasto nodo. Chissà se l'avete visto. Ripetete il video da lì in quel almeno punto, 6-7 magari. Almeno 6-7 volte, così a noi ci aumentano le visualizzazioni. Infatti, ripetete sempre per capire come funziona. Ma mi sembra incredibile. Guarda, io le vorrei sapere tutti, poi dopo magari lo pago... Sì, diciamo per saperli tutti bisognerebbe trascorrere una vita. Assolutamente. Vabbè, è incredibile. Allora io ti ringrazio di queste magie veramente semplici ma incredibili. Incredibili, io ancora mi sto chiedendo questo come funziona. Ma niente, non perché è il potere del mago. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e un commento e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Bambule!